Questo è l'ingegner Mauro Forghieri, responsabile tecnico della Ferrari. Ha cominciato a seguire le corse giovanissimo. Suo padre ha lavorato quasi 30 anni a Maranello. Nessuno meglio di lui ci può illustrare il carattere e il valore dei meccanici. Vorrei dire che i meccanici che lavorano sulle vetture da corsa nei vari circuiti del mondo sono di più che dei semplici meccanici. Non è che hanno solo il compito di montare o smontare dei pezzi, hanno delle responsabilità precise che riguardano una parte completa della vettura, non solo la parte della vettura, ma anche come viene montata e preparata la vettura. Cioè c'è molto di loro nella macchina. Noi potremmo essere anche domani dei magnifici tecnici, ma se non avessimo l'aiuto dei meccanici non potremmo mai riuscire a preparare bene una macchina per una corsa. Lo ammetto, non conoscevo così in maniera approfondita Mauro Forghieri. Lo conoscevo di nome, sì, per i successi e per il lavoro con Lauda, ma soprattutto perché è stato uno dei più grossi promotori di critica nei confronti di Alonso quando Fernando era in Ferrari. Ma al di là di questo non può affatto cancellare la grandezza del personaggio e del professionista e della stima che ho per lui, seppur, ripeto, in maniera tra virgolette postuma. Mauro Forghieri è venuto a mancare il 2 novembre 2022. Chiamato Furia per il suo carattere esuberante, insomma, non le mandava a dire, Forghieri era un ingegnere e progettista di auto da corsa, in particolare di Formula 1. È stato il direttore tecnico della Ferrari dal 1962 al 1971 e poi dal 1973 al 1984. Complessivamente ha vinto 4 titoli mondiali piloti e 7 titoli mondiali costruttori. In mezzo, 54 Gran Premi vinti. Quando Carlo Chiti, il responsabile tecnico della Ferrari, andò all'Alfa Romeo portando con sé un bel gruppetto di tecnici, Enzo Ferrari non esitò ad assumerlo di persona nonostante la poca esperienza pregressa. Era uno dei pochi ad avere un rapporto speciale con il Drake. Qui, Forghieri, su Enzo Ferrari, in un'intervista rilasciata qualche anno fa su Brescia TV. C'è chi ha conosciuto Enzo Ferrari davvero da vicino, ha lavorato con lui fianco a fianco, Mauro Forghieri. Come descriverebbe il Drake? Ma il Drake era un agitatore di uomini, come lui spesso ha detto. Era soprattutto un industriale che sapeva cosa voleva ed inoltre aveva delle qualità per cui anche quando faceva delle scelte che per noi erano sbagliate, alla fine aveva ragione lui e questo è stato il suo più grande merito. Forghieri si è distinto perché ha contribuito a costruire le fortune della Ferrari in Formula 1, apportando geniali e rivoluzionarie modifiche tecniche. Nel 1968 introdusse i primi alettoni, una svolta per la Formula 1. Poi progettò il cambio trasversale azionato da un propulsore a 12 cilindri. Da qui anche mondiali vinti con Lauda e Scheckter. Negli anni 80 introdusse a Maranello i motori turbocompressori. Ma Mauro progetta per Ferrari anche vetture GT, prototipi, auto per cronoscalate, dove ottiene svariati titoli di categoria. Presente anche alla 24 ore di Le Mans. Con i piloti come Lauda e Gilles Villeneuve ha avuto sempre un rapporto di odio et amo. Di seguito vi propongo una discussione famosissima tra lui e Lauda. Quest'ultimo scontento del comportamento della macchina dopo le prove libere a Monte Carlo nel 1977. No. Lauda e Forghieri discutono animatamente, anche se non proprio di spaghetti. With a different solution of Pandello, that's only the thing. How did I start? Norma. And then we went back to Norma. Norma, let me just say, Norma. You ran, you came in. We mount the same wing, only less. More Pandello. You came out, you say, worse. And what was the last round? Less. You came in. We mount more angles, so the wing was the same as the normal, only with more bandella. Come detto, non conoscevo Mauro Forghieri. Approfondendo, informandomi, mi ha colpito in lui questo suo lato così eclettico. Lo stanno ricordando in tanti, giustamente. Io voglio farlo lasciandovi un altro contributo audio per chi ascolterà il podcast e video per chi lo guarderà su YouTube
di Mauro Forghieri all'opera durante i test nel 1977 con Niki Lauda. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Si lotta col tempo, ma si gioca soprattutto sui millimetri, sul peso, sulle aderenze, sull'incidenza degli angoli, sulle temperature, sugli equilibri. Lui c'ha in testa la sua macchina, il 18-9, e non è mica andato male. L'unica cosa che mi ha fatto incazzare è che non ci ha fatto un tempo. Gli ho detto, vedi Niki, sei un bastardo, glielo ho detto. Dico, perché non ci vuoi far vedere il tempo che fai con questa macchina? Dico, e sei, non sei giusto, perché un tempo ci faceva comodo. Ah, ma io lo so, non c'è bisogno che te lo faccia vedere. Salui però, noi non lo vediamo mica. Fra un mese, quando andiamo a leggere qui, cosa leggiamo? Scrivi, molto buona nel lento, perché carico notevole. Difetto è sparito, nel lento il difetto è sparito, ma nel veloce c'ha troppo sottosterzo perché non ha carico. Ti metto un pochino più di tampone, un pochino così, morbido, e ti alzo la macchina di un giro e mezzo che non fa niente. Allora, siamo più bassi dell'altra volta. È veramente dura sopra il... Bisogna che tu tocchi molto il metallo. No, anche questo, ma è molto duro di ammortizzatore sopra il carro. Vuoi di dietro un po' che di... Non sono ancora caldi, sono freddi, eh? Devi aspettare un attimo. Possiamo ridurteli un po' di dietro, se tu vuoi. È come l'altra volta. Uguale, identico all'altra volta. Se tu vuoi te la riduciamo. Vuoi che tocchiamo un briciolino dietro? No, aspettiamo. Facciamo un po' di gente. Ripetere il tempo che hai fatto durante le prove. Adesso. Ma te lo chiedo perché? Paolo, sei da 50% di gripe? No, lui sta già girando in 19,5 tutti quanti quelli che hanno fatto. Io non lo posso fare. No, ma lo chiedo un motivo, voglio, non è che tu mi devi dire che è mancato di qualcosa.